Il mondo del teatro dà l'addio a Paola Gassman, scomparsa a 78 anni, una vita passata sulle scene a fianco del compagno di sempre Ugo Pagliai. Per lei un destino felicemente segnato, figlia d'arte da parte di padre Vittorio Gassman, ma anche di madre Nora, figlia del grandissimo Renzo Ricci e di Margherita Bagni. È stato sempre tutto molto misto, la professione, la vita. Paola Gassman debuttò nell'indimenticabile Orlando Furioso di Ronconi. Il teatro l'ha poi accompagnata per tutta la sua carriera, con alcune apparizioni televisive in commedie e sceneggiati. Se si dovesse buttare dalla finestra tutto ciò che non vale in questa stanza, rimarrebbero ben poche persone. Un bagaglio enorme di ricordi, racconti e aneddoti vissuti con la sua grande famiglia, come quella volta in cui il padre le chiese di partecipare al film Il Sorpasso nelle scene girate a Castiglioncello, dove passavano le vacanze. Lui non prescindeva dalla follia, diceva che essere attore bisognava esserlo a tutto tondo, essere anche un po' matti. Oggi la ricordano in tanti, a cominciare dal fratello Alessandro, che sui social scrive: sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene. Ti sento muovere tutta la notte, sento scricchiolare il parquet, ma non dormi proprio mai tu. I funerali si terranno venerdì mattina a Roma, nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo.